Marco Sportiello, da dove iniziamo a raccontare questo Atalanta-Catania? Dal tuo punto di vista, ovviamente, esordio in Serie A, successo della squadra, positivo il tuo esordio perché hai messo sicurezza con diversi tuoi interventi. Insomma, da che parte inizieresti tu a raccontarla questa partita? Diciamo dal giorno prima, perché man mano si avvicinava la gara, cioè prima la sentivo molto di più, venerdì così, quando andavo a letto la sera un po'. Diciamo che un po' la sentivo, anche perché è tanto che non giocavo. Però poi è la Serie A, per te si è trattato anche dell'esordio. Certo, però man mano che si avvicinava la partita mi sentivo sempre più tranquillo e è andata bene. L'importante è poi che abbiamo vinto. Questa notte come hai dormito? No, stanotte benissimo proprio, mi sono addormentato alle 11, tranquillo, mi sono svegliato presto. Di solito vado sempre a letto tardi, così no, però è andata bene, l'ho vissuta molto sereno. E veniamo alla partita. Si scende in campo, l'arbitro fischia, inizia la partita. È una partita importante per l'Atalanta, delicata. Due partite, questa e quella contro il Cagliari, però si parte dal Catania. Sì, è stato molto importante vincere, anche perché loro vivevano solamente entusiasmo con la vittoria contro Bologna in casa. E quindi sapevamo che era una partita difficile, loro poi sono gli stessi dell'anno scorso che hanno fatto 56 punti, quindi sapevamo che era una squadra molto difficile da incontrare. Partita difficile si è visto, poi l'Atalanta si è sbloccata. Sportiello ha messo sicurezza al suo reparto con diversi interventi decisi, uscite decise, si è visto. Sì, va bene, nel primo tempo sì, abbiamo avuto quei primi 20 minuti che abbiamo un po' subito un po' l'avversario, però abbiamo tenuto botta bene. Poi vabbè, il secondo tempo mi hanno coperto bene davanti i miei compagni ed è andata bene, l'importante è che abbiamo vinto. Con Andrea Consigli che ti ha mandato qualche messaggio, qualche consiglio via sms. Sì, mi ha mandato un messaggio, tra in bocca al lupo, ma anche tutti, anche Cazzola mi ha mandato un messaggio prima della partita, anche se lui era, cioè non è che non era via come Andrea. E quindi sono contento. Dedica per chi? Per la mia famiglia, ovviamente.